te ce lo vedi un minuto. Allora ragazzi, io sono Checco B e questo è un video su FIFA 2020, sulla nuova patch che è uscita. Allora ne è uscita una, 1.03, 1.04, un giorno dopo l'altro. Vabbè, la 0.4 serve a risolvere alcuni problemi che nella 3 persistevano. Mo vi dico, allora FIFA, appena uscito FIFA 20, era un gioco diverso dal precedente. Perché? Perché si segnava veramente un sacco. E questo era un po' diverso dal precedente, perché il precedente si segnava solo su bug. Invece questo, il FIFA 20, si segnava tanto e in qualsiasi modo. E influiva molto come uno difendeva, perché era totalmente manuale. Adesso, questo nuovo aggiornamento, hanno implementato, hanno diversificato la difesa e praticamente hanno reso FIFA 20 una copia di FIFA 19. Non sappiamo perché abbiamo fatto questo, ovviamente questa è una mia opinione personale, voi potete commentare sotto come volete con la vostra opinione, ma la mia domanda è: perché hanno reso FIFA 20 uguale al 19? Perché? Per quale strano motivo? Ragazzi, dopo questo aggiornamento per me sono stati, ok, fissati qualche bug tipo i gol da calcio d'angolo o i tiri a giro e i tiri di prima sono stati fissati, diciamo, perché si segna molto di meno. Però, non lo so, il FIFA iniziale prometteva spettacolo, divertimento, perché pure il più forte poteva cedere al più debole. Ora siamo ritornati a FIFA 19, in pratica dove chi tiene le carte più forti ha il 70% di possibilità di vincere. Questo è tutto, vi ricordo di iscrivermi al mio canale e di commentare se qualcosa non è di vostro gradimento. Bella game!